Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Shelly da Rocchi. Oggi vedremo che cos'è che una persona vi vuole comunicare e perché. Quindi vi chiedo di pensare ad una persona specifica. Si può trattare di una persona con la quale siete in relazione oppure siete stati in relazione, ma benissimo può trattarsi anche di qualcuno con cui avete un rapporto di tipo familiare, di amicizia, di lavoro. L'importante, insomma, è che entrambi vi conosciate. E qui abbiamo tre diversi gruppi di carte, abbiamo il gruppo numero 1 con l'ametista, gruppo numero 2 con la calcite blu e il gruppo numero 3 con il quarzo chiaro. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Questo genere di video è valido dal momento in cui lo si vede, se sentite che qualcosa non risuona non incastrate troppo le situazioni. Vi voglio ricordare che ho un account Instagram dove mi potete seguire e che non faccio consulti privati. Iniziamo subito dal gruppo numero 1. Allora, gruppo numero 1, vediamo che cos'è che questa persona vi vuole comunicare. Metterò almeno 5 carte dei messaggi e poi utilizzerò i tarocchi, mettendo almeno 2 carte dei tarocchi sotto ciascuna carta dei messaggi per capire perché quella persona vi abbia detto determinate cose. Allora, che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quelli del gruppo numero 1, vorrebbe dire loro? Che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quelli del gruppo numero 1, vorrebbe dire loro? Che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quelli del gruppo numero 1, vorrebbe comunicare loro? Che cos'è che questa persona? Allora, preferisco soffrire in silenzio piuttosto che ammettere che mi manchi. Che cos'è che questa persona vorrebbe comunicare, quelli del gruppo numero 1? Sto pianificando qualcosa, sto per mandarti un messaggio. Che cosa che vedo il tuo nome ovunque. Un'altra carta. Che cosa che questa persona non sopporterai di vederti con un'altra persona. Fondo del mazzo, provo gelosia, ma non lo ammetto. Quindi già da queste carte mi sembra di capire che avete a che fare con una persona che non ammette molte cose. Infatti abbiamo 2 volte la parola ammettere. Innanzitutto prova gelosia ma non lo vuole ammettere, quindi se lo tiene dentro di sé. Potrebbe essere che non vi parlate, se invece siete in una forma di comunicazione magari non lo esprime. Se non si tratta di un rapporto sentimentale vuol dire che comunque questa persona sente una forma di gelosia verso di voi perché vorrebbe avere una sorta di esclusiva, magari le dà fastidio quando voi parlate ad un'altra persona oppure date attenzione a qualcun altro. E poi l'altra carta dice: preferisco soffrire in silenzio piuttosto che ammettere che mi manchi. Quindi mi sembra una persona anche abbastanza orgogliosa, ecco perché magari non esprime determinate cose o non le vuole dire. Inoltre è una persona anche strategica, perché qui c'è la carta che dice sto pianificando qualcosa e sto per mandarti un messaggio. Quindi penso che queste 2 carte siano legate tra di loro. Questa persona sta pensando di farsi sentire oppure di dirvi qualcosa in particolare. Alcuni potrebbero ricevere un messaggio proprio nel momento in cui vedono il video o nel corso insomma della giornata, letteralmente. Poi vedo il tuo nome ovunque, quindi questa persona potrebbe vedere spesso il vostro nome, le iniziali del vostro nome, in qualche modo è come se ricevesse dei costanti segni che le ricordano di voi. E poi non sopporterei di vederti con un'altra persona. E qui emerge da capo la gelosia che abbiamo visto praticamente prima. Vediamo adesso con i tarocchi perché questa persona dice preferisco soffrire in silenzio piuttosto che ammettere che mi manchi a quelli del gruppo numero 1. Perché questa persona dice che preferisce soffrire in silenzio? C'è la carta della regina di spade. E sotto c'è la carta dell'appeso. Vediamo perché c'è la regina di spade. Perché c'è la regina di spade? C'è la carta del cavaliere di coppe. Fondo del mazzo c'è la carta del re di denari. Quindi qui abbiamo già alcuni segni che sono evidenti. Un segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia. Segno di terra, capricorno, vergine, toro. Abbiamo anche la presenza di pesci, cancro e scorpione. I segni non sono rilevanti, però per alcuni magari potrebbero fare una differenza. Quindi per questo vi li dico. Allora, quello che io percepisco è che se siete energie femminili prevalenti, questa regina di spade potreste essere voi. Questa persona vi percepisce come freddi e distaccati. Anche se siete degli uomini, potreste avere energia femminile prevalente o comunque risuonare con l'energia della regina di spade. Quindi vedete se questo fa il caso vostro.
La regina di spade è una persona tutta d'un pezzo, è una persona che potrebbe apparire molto fredda dal punto di vista emotivo, logica, quindi è possibile che questa persona vi percepisca in un'energia che è molto tosta. E potrebbe avere problemi ad ammettere che sente la vostra mancanza. Però vedo con la carta del Cavaliere di Coppe che c'è questa voglia praticamente di farsi avanti. E ho visto prima con la carta dell'Appeso che c'è un senso di pausa tra di voi. È come se qualcosa fosse fermo, oppure semplicemente questa persona tende a ragionare troppo con la sua testa. Inoltre c'è la carta del Re di Denari sotto, quindi si può trattare di una persona che è molto pratica, molto pragmatica, non tende a correre nelle situazioni, magari le studia attentamente, è una persona che è molto incentrata anche sul suo lavoro e vuole cercare di mantenere una posizione che è stabile, quindi magari non è che si mette a rischiare oppure a dire determinate cose. Vediamo perché questa persona dice sto pianificando qualcosa, perché questa persona dice che sta pianificando qualcosa, qui del gruppo numero uno, che cos'è che sta pianificando questa persona? C'è la carta dell'imperatrice, sotto c'è la carta del due di denari, quindi c'è una scelta che deve fare, perché c'è l'imperatrice, c'è la carta del 6 di denari e sotto c'è la carta del 7 di denari. Questa carta spesse volte parla di valutazioni e parla anche di attesa. Quindi questa persona sta aspettando qualcosa e vuole, a mio avviso, aggiustare la situazione con la carta del 6 di denari, perché 6 di denari parla di un giusto equilibrio del dare e dell'avere. In alcuni casi questa persona vi vuole aiutare a fare qualcosa oppure vi vuole dare qualcosa. Questo risuonerà per alcuni di voi nello specifico, se sapete di che cosa si tratta in particolare. Per altri invece vedo che questa persona vuole riportare un equilibrio nell'ambito del vostro rapporto. C'è la carta dell'imperatrice, il che mi dice che questa persona è molto attratta da voi e vede anche delle possibilità di sviluppo del rapporto in cui voi vi trovate o comunque del rapporto con voi, che si tratti di amore, di amicizia o di qualsiasi altra cosa, questa persona ha un piano in mente e vede la possibilità di espansione. Abbiamo visto il 2 di denari, il che mi fa pensare che questa persona sta valutando i pro e i contro di qualcosa oppure semplicemente sta prendendo una decisione riguardo questa cosa che vuole pianificare. A mio avviso si tratta di darvi qualcosa, di dirvi qualcosa, di riportare un equilibrio. Se ci sono stati dei problemi, vedo che c'è la voglia praticamente di risolverli. Vediamo perché questa persona dice sto per mandarti un messaggio. Perché questa persona dice sto per mandarti un messaggio qui del gruppo numero 1. C'è la carta dell'asso di bastoni. Fondo del mazzo c'è la carta del 10 di coppe. Perché c'è l'asso di bastoni? Perché c'è l'asso di bastoni? C'è la carta del diavolo. Ok. Fondo del mazzo c'è la carta del 2 di coppe. Allora, questa persona sente dei sentimenti per voi, se non si tratta di amore, si tratta di affetto, comunque sente un legame molto forte, sente che il rapporto con voi è armonioso, comunque vuole che sia armonioso. Quello che vedo con la carta dell'asso di bastoni e del diavolo è che questa persona è molto attratta da voi. Potrebbe avere un'ossessione, potrebbe fantasticare su di voi, vuole avere un nuovo inizio. E a mio avviso c'è un attaccamento dietro perché questa persona sente un legame molto forte con voi. Per cui vedo questa forma di attaccamento, ma vedo anche una forte attrazione dal punto di vista intimo. Se questo è un tipo di rapporto sentimentale oppure lo è stato, vedo che questa persona vuole avere questo nuovo inizio, vuole accendere da capo la passione nell'ambito del vostro rapporto. Adesso vediamo perché questa persona dice vedo il tuo nome ovunque. Perché questa persona. Ok, c'è la carta dell'otto di coppe e la carta del cavaliere di spade. Fondo del mazzo c'è la carta del re di spade, quindi qui abbiamo una coppia. Ovviamente si può trattare del fatto che voi siete freddi nei suoi confronti, questa persona è fredda nei vostri al momento attuale, oppure entrambi siete molto logici o dei segni d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia. Quello che vedo con la carta dell'otto di coppe è che ci potrebbe essere stato un allontanamento. Se non è stato un allontanamento effettivo, è stato un allontanamento dal punto di vista emotivo, ossia questa persona era comunque presente, però l'avete sentita più fredda nei vostri confronti, come se si fosse praticamente ritratta.
Quello che vedo con la carta del Cavaliere di Spade è che si va in due direzioni opposte, ossia è possibile che questa persona si sia allontanata prima, effettivamente oppure dal punto di vista emotivo, e adesso abbia cambiato idea con la carta del Cavaliere di Spade, perché sembra andare proprio nella direzione opposta della persona dell'8 di Coppe. Quindi questo mi dice che questa persona potrebbe avere visto molti segni, sincronicità, cose che le riguardano di voi. Potrebbe essere successo qualcosa che ha fatto cambiare idea praticamente a questa persona, perché vedo che vuole praticamente riavvicinarsi e c'è anche molta determinazione dietro. E anche della strategia, aggiungerei. Vediamo perché questa persona dice non sopporterei di vederti con un'altra persona, a quelli del gruppo numero 1. Perché questa persona dice non sopporterei di vederti con un'altra persona. C'è la carta 9 di spade. Sotto c'è la carta dell'imperatore, non lo fa vedere assolutamente, perché dice, perché c'è 9 di spade, perché c'è 9 di spade, perché c'è 9 di spade, da capo l'imperatore, c'è la carta dell'asso di coppe, fondo del mazzo, c'è la carta della stella, questa persona vuole tornare con voi, siete il suo desiderio. Quello che vedo qui è che è molto spaventata, non lo ammette perché c'è la carta dell'imperatore, l'imperatore è uno tutto d'un pezzo, una persona dura, tosta, insomma. Per cui è una persona estremamente controllata, ma dentro di sé ha delle paure molto grandi, potrebbe avere delle ansie, potrebbe in alcuni casi dormire poco e questo asso di coppe potrebbe indicare due cose e l'una non esclude l'altra. Innanzitutto potrebbe indicare che questa persona ha paura che voi andiate verso qualcosa di completamente nuovo. Oppure, e anche, potrebbe indicare che questa persona vuole avere un nuovo inizio con voi. Anche se il rapporto è già esistente, ad ogni modo questa persona vuole avere una nuova fase nell'ambito del rapporto, perché onestamente ci tiene, questo è praticamente quello che noto. Comunque sono presenti anche i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, quindi ci sono praticamente tutti i segni coinvolti in questa lettura. Adesso vediamo di avere un oracolo per voi, quale oracolo possiamo avere per quanto riguarda quello del gruppo numero 1 e la persona a cui hanno pensato, quale oracolo possiamo avere. C'è la carta di collaborazione e c'è la carta di piuma, quindi potreste vedere molte piume che riguardano delle cose che hanno a che fare con questa persona. Ad esempio, è possibile che voi pensate ad una cosa specifica e vedete la piuma, quindi fate caso a che cos'è che passa nella vostra testa quando vedete le piume, perché potrebbe essere un segnale che riguarda questa persona. E poi c'è la carta di collaborazione che corrisponde al 3 di denari. Quindi significa che c'è praticamente la voglia di collaborare, di essere sulla stessa pagina, di trovare delle soluzioni se ci sono stati dei problemi. Io vi ringrazio per aver visto il gruppo numero 1 e adesso passo al gruppo numero 2. Allora, gruppo numero 1, vediamo innanzitutto che cos'è che questa persona vi vorrebbe comunicare con 5 carte dei messaggi e poi metterò i tarocchi. E metterò almeno due carte dei tarocchi sotto ciascuna carta dei messaggi per vedere perché questa persona abbia voluto dire determinate cose. Quindi iniziamo. Vediamo che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quelli del gruppo numero 2, vorrebbe comunicare loro. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quelli del gruppo numero 2, vorrebbe comunicare loro? Ti sto ancora aspettando. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quelli del gruppo numero 2, vorrebbe comunicare loro? Non sopporterei di vederti con un'altra persona. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 2 vorrebbe comunicare loro? Che cos'è che la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 2 vorrebbe comunicare loro? Mi manchi. Cosa vorrebbe dire questa persona a quelli del gruppo numero 2? Ti penso continuamente, sono in ansia quando penso a te. Quindi quando mi pensa in ansia. Quando mi ammazzo lo sai che ho interesse per te. Quindi voi potreste avere dei dubbi, oppure potrebbe essere che siete in mancanza di comunicazione, questa persona non si fa sentire, però comunque vi vuole dire che voi sapete che questa persona ha un interesse per voi. Se non c'è il problema della comunicazione, quindi siete in comunicazione, sta ad indicare semplicemente che questa persona vi vuole confermare che comunque ha un interesse per voi. E se non si tratta di un interesse tipo sentimentale, significa che comunque ha un interesse per voi, nel senso che ci tiene a voi. Questa persona poi dice ti sto ancora aspettando. Quindi se manca una comunicazione tra di voi, sta ad indicare che questa persona non si è affatto mossa, è in attesa che voi facciate qualcosa. Poi insomma andrò a chiarire. Sta
Se invece siete in una forma di comunicazione, sarà indicare che sta aspettando che voi facciate qualcosa in particolare nei suoi riguardi. Magari voi avete promesso qualcosa a questa persona e ancora non l'avete fatto, quindi vi sta aspettando in quel senso lì. Poi dice: non sopporterei di vederti con un'altra persona, quindi c'è della gelosia, vorrebbe che voi non desse attenzioni ad altri. Poi dice: mi manchi, ti penso continuamente, sono in ansia quando penso a te, quindi sente una nostalgia. Se c'è comunicazione significa che magari siete distanti e quando siete distanti questa persona sente la vostra mancanza. Se invece non c'è comunicazione, sa indicare semplicemente che c'è una nostalgia. E poi dice: ti penso continuamente, sono in ansia quando penso a te. Quindi c'è qualcosa che mette ansia a questa persona e adesso vedremo perché. Allora, perché questa persona dice: ti sto ancora aspettando a quelli del gruppo numero 2? Perché questa persona dice: ti sto ancora aspettando a quelli del gruppo numero 2? Perché questa persona dice: ti sto ancora aspettando? C'è la carta del 6 di denari, fondo del mazzo c'è la carta del 5 di bastoni, stavo dicendo spade. Ci vorrebbero essere stati dei conflitti, poiché stavo dicendo spade, potrebbe essere che c'è stato dell'autosabotaggio da parte di questa persona, oppure c'è stata dell'arroganza, oppure ancora possibili inganni o giochi mentali perché magari voleva vincere a tutti i costi, però questo non vale per tutti. Per altri vorrebbe indicare che ci vorrebbero essere stati dei conflitti, oppure semplicemente delle situazioni molto ingarbugliate e complicate che questa persona vuole risolvere con la carta del 6 di denari. Vediamo perché c'è 6 di denari. Perché c'è 6 di denari? C'è la carta dell'8 di bastoni, fondo del mazzo c'è la carta del 5 di denari. Quindi sì, c'è stata una situazione di abbandono oppure una situazione nella quale tra di voi si è sperimentata maggiore freddezza e questa persona vuole andare oltre, vuole entrare in azione, possibilmente comunicare, quindi ristabilire appunto una conversazione con voi. E lo stesso vale se siete in una forma di rapporto che di recente ha subito delle difficoltà perché magari questa persona sembrava essere più fredda, quello che vedo che vuole parlare, vuole riportare la situazione in equilibrio. E vi sta ancora aspettando, quindi non si è mossa. Significa che sta aspettando forse che voi facciate qualcosa oppure che la situazione di per sé si possa praticamente riequilibrare. Vediamo perché dice: non sopporterei di vederti con un'altra persona. Perché questa persona dice a quelli del gruppo numero 2: non sopporterei di vederti con un'altra persona. Perché questa persona dice: non sopporterei di vederti con un'altra persona. C'è la carta della regina di spade, fondo del mazzo. C'è la carta del fante di spade. Questa persona vi spia sui social. E vi potrebbe percepire in maniera fredda e distaccata, molto logica. Voi potreste essere un segno d'aria, acquario, gemello, bilancio, oppure potrebbe essere questa persona, o comunque questa è l'energia. Vediamo perché c'è la regina di spade. Perché c'è la regina di spade? Perché c'è la regina di spade? Ok, sono tantissime altre carte. C'è la carta della stella. La carta del fante di coppe, la carta della luna, la carta del 9 di denari, la carta della regina di coppe, cancro, pesce oppure scorpione, c'è la carta del 4 di coppe sul fondo del mazzo. Allora, quello che vedo è che ci sono delle energie femminili che sono queste regine e poi ci sono i fanti. Allora, è possibile che questa persona si sia mostrata a voi come infantile, perché non vedo la presenza del re. Adesso, se voi siete uomini, è la stessa cosa, non importa. Voi potreste avere l'energia femminile della regina di spade e della regina di coppe, perché le energie non seguono il genere. Quindi, a mio avviso, questa persona vi vede in un'energia che è più matura rispetto alla sua. Questa è la percezione che praticamente ho avuto. E questa è una persona che tende a nascondersi con la carta della luna. Vi vede come una stella, quindi come qualcosa che praticamente lui stesso, lei stessa desidera e vorrebbe farsi avanti, vi vorrebbe dare questa coppa. Vi vede un'energia di abbondanza e un'energia che è attraente. Il fatto è che con la carta del 4 di coppe
quello che vedo è che questa persona potrebbe in alcuni casi non sentirsi all'altezza della situazione, potrebbe avere delle paure che sono legate a voi. Inoltre, la prima carta che è uscita è quella della Regina di Spade, che in questo mazzo fa vedere una persona che è molto fredda, molto logica, una persona che lascia andare via, gli altri se necessario, pone delle barriere, quindi vi potrebbe vedere in un'energia che è molto tosta e quello che vuole è praticamente riavvicinarsi, chiedere scusa. Questo potrebbe essere nascosto, però insomma, c'è del sentimento che è coinvolto, ecco perché non sopporterebbe di vedervi con un'altra persona. Adesso vediamo perché questa persona dice mi manchi, a quello del gruppo numero 2, perché questa persona dice mi manchi. C'è la carta del re di bastoni e la carta del 3 di denari. Fondo del mazzo c'è la carta del 9 di bastoni, quindi questa è una persona che tende a nascondersi spesso. Tende a restare nell'ombra o comunque a non esporsi perché ha paura di qualcosa oppure perché non si fida. Questa è la maniera con cui emerge, anche se c'è il re di bastoni. Il re di bastoni generalmente è una persona che è molto forte, è una persona che è determinata, è coraggiosa, è una persona che vuole entrare in azione, rappresenta un segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario. Questa persona sente molta attrazione verso di voi. Se non si tratta di un legame di tipo sentimentale, sta ad indicare che comunque sente un legame molto forte con voi, molto focoso anche, magari vi potreste infuocare facilmente pure quando litigate, ad esempio. E vedo che questa persona vorrebbe lavorare con voi. Vorrebbe aggiustare delle cose, vorrebbe che ci fosse una collaborazione di qualche sorta, soltanto che tende a non fidarsi. Questo è interessante perché vorrebbe fare questa cosa, però si guarda alle spalle. Quindi potrebbe essere una persona che ha difficoltà a fidarsi degli altri in generale, oppure ha difficoltà ad aprirsi, ha difficoltà a dire mi manchi. Questa è la maniera con cui questa persona emerge. Anche se dal punto di vista esterno potrebbe sembrare come una persona tutta di un pezzo, forte, orgogliosa, eccetera. A mio avviso vuole avere questa collaborazione, vuole aggiustare delle situazioni, specialmente se ci sono stati dei problemi. Se non ci sono stati dei problemi, sembra indicare che vuole semplicemente continuare a lavorare sul rapporto, soltanto che non ammette che voi le mancate. Vediamo perché dice ti penso continuamente, perché questa persona dice ti penso continuamente a quel gruppo numero 2. Ok, questa carta è caduta così ed è la carta del 7 di spade al contrario e c'è la carta sotto del fante di bastoni. Questa persona ha un interesse per voi, ha una curiosità, lo vedo con la carta del fante di bastoni. Questa persona vorrebbe esplorare la possibilità di fare qualcosa. Quel 7 di spade al contrario sa indicare che vi vorrebbe confessare qualcosa oppure ancora che voi l'avete sgamata. Cioè è possibile che voi abbiate scoperto qualcosa di questa persona che magari prima tendeva a nascondere oppure che prima tendeva a non voler far vedere e quindi qualcosa è venuto alla luce. Questa persona potrebbe anche aver capito, guardandosi dentro e senza ingannare se stessa, che in realtà vi pensa continuamente. Andiamo a chiarire il 7 di spade al contrario. Perché c'è il 7 di spade al contrario per questa persona? Perché c'è il 7 di spade al contrario? Cosa riguarda? Perché c'è il 7 di spade? Ok, c'è la carta del 5 di bastoni al contrario e la carta del 7 di bastoni. Allora, questa persona probabilmente in passato tendeva a scappare spesso da voi, poteva evitarvi, ad esempio. E questo di per sé creava dei conflitti oppure creava delle situazioni di confusione, però quello che vedo adesso è che questi conflitti sono venuti meno, questa persona non tende a scappare, anche se comunque ha sempre delle difese che sono alte. Quindi vedo che questa persona piano piano è come se si volesse praticamente riavvicinare e ha capito che c'è qualcosa che è importante che vi lega perché vi pensa continuamente. Vediamo perché questa persona dice sono in ansia quando penso a te, perché questa persona ha ansia quando pensa a qui del gruppo numero 2, perché questa persona ha ansia. C'è la carta dell'8 di denari e la carta del re di spade. Questa persona è molto strategica, sta pensando a lavorare a qualcosa, a mettere in atto un piano, a quanto pare. Che cos'è quest'8 di denari? Cos'è quest'8 di denari? A cosa sta lavorando questa persona? Ok,
c'è la papessa. Fondo del mazzo c'è la carta dell'imperatore. Allora, mi sembra, ho anche sentito una sorta di voce che mi diceva: non siamo tenuti a dirlo, oppure non siete tenuti a saperlo. Qualcosa del genere, ho sentito qualcosa del genere. Non è dato saperlo, non è dato saperlo. Questo è quello che ho sentito, e infatti è uscita la papessa. Appena l'ho vista ho detto ok, le carte non lo vogliono dire. La papessa sta ad indicare che questa persona potrebbe avere un piano segreto che vuole mettere in atto e su cui si sta focalizzando, e con la carta dell'imperatore non lo vuole assolutamente far vedere, però si tratta di qualcosa che serve a questa persona per riprendere il controllo della situazione. Un'altra cosa che vedo è che questa persona potrebbe focalizzarsi su di voi di nascosto, mentre da fuori fa vedere di essere forte, determinata, fredda dal punto di vista emotivo, ma in realtà non è così. Adesso vediamo di avere un oracolo per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2, la persona a cui hanno pensato. Che messaggio in più possiamo avere? C'è la carta della reciprocità che rappresenta il 2 di coppe, c'è la carta dell'eccitazione che rappresenta l'asso di bastoni. Quindi ci potrebbe essere un nuovo inizio tra voi e questa persona. C'è molta passione o comunque c'è un rapporto focoso tra di voi. E sicuramente c'è un rapporto che è forte, in alcuni casi è reciproco, nel senso che entrambi provate la stessa cosa, però questa persona potrebbe avere difficoltà ad esprimere quello che prova, oppure potrebbe avere difficoltà ad entrare in azione perché si pone lei stessa dei freni o delle barriere, però vedo che sta progettando qualcosa in segreto che praticamente riguarda voi. Io vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 2 e adesso passo al gruppo numero 3. Allora, gruppo numero 3, vediamo innanzitutto quali sono i messaggi di questa persona verso di voi. Metterò almeno 5 carte e poi andrò a vedere con i tarocchi, mettendo 2 carte dei tarocchi almeno sotto ogni carta dei messaggi, il motivo per cui questa persona vi ha detto determinate cose. Allora, che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quelli del gruppo numero 3, vorrebbe dire loro? Che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quelli del gruppo numero 3, vorrebbe dire loro? Che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quel gruppo numero 3, vorrebbe dire loro? Cos'è che questa persona vorrebbe dire? Ho bisogno delle tue attenzioni. Mi chiedo se tu sia felice senza di me. Non pensare che se non ti parlo non ti voglia. Che cos'è che questa persona... Dimmi che mi vuoi, ho bisogno di sentirlo, mio Dio. E poi... Lo so che ho sabotato la relazione. Fondo del mazzo, voglio solo te. Ok, questa persona mi sembra un po' insicura, è una persona che ha bisogno di qualcosa, ha bisogno delle vostre attenzioni, ha bisogno di sentire che voi la volete. Forse tra voi non c'è comunicazione, questa persona si chiede se voi siete felici senza di lei. Probabilmente tra voi non c'è comunicazione, perché qui dice non pensare che se non ti parlo non ti voglia. Questa persona vi vuole, ve l'ha detto, voglio solo te, però potrebbe non dirvelo, oppure vorrebbe non parlare affatto, e poi dice lo so che ho sabotato la relazione, quindi lo sa che ha messo in atto un atteggiamento che potrebbe aver causato in alcuni casi una chiusura, oppure dei problemi nell'ambito del rapporto. Mi sembra una persona che ha molte insicurezze, una persona che si fa tante domande, non capisce che cos'è che voi provate al momento attuale nei suoi riguardi. Andiamo a chiarire perché la persona a cui hanno pensato, quella del gruppo numero 3, dice di avere bisogno delle attenzioni di quella del gruppo numero 3. Perché questa persona dice c'è la carta della regina di bastoni, fondo del mazzo c'è la carta del 4 di denari. Quindi abbiamo un segno di fuoco, Ariete, Leone o Sagittario, si può trattare di voi, si può trattare di questa persona, oppure semplicemente l'energia. Quello che vedo è che voi potreste essere nel vostro potere e questa persona ha bisogno di sentire le vostre attenzioni perché magari gliele avete tolte. Qui c'è la carta del 4 di denari, quindi probabilmente c'è qualcuno che è chiuso in se stesso. Si può trattare di voi, ma si può anche trattare del fatto che questa persona prova un attaccamento nei vostri riguardi e che magari ha difficoltà ad esprimere determinate cose. Vediamo perché c'è la regina di bastoni, perché c'è la regina di bastoni, perché c'è la regina di bastoni. Ok, sono due carte che sono cadute al contrario, c'è l'imperatrice al contrario e la papessa al contrario. Fondo del mazzo c'è la carta della regina di coppe. Segno d'acqua, cancro, pesci oppure scorpione.
La papessa al contrario sta ad indicare che dei segreti potrebbero essere venuti fuori. Qui c'è l'imperatrice al contrario. L'imperatrice è una persona che si prende cura degli altri, è una persona che è molto comprensiva. Tra l'altro abbiamo anche la carta della regina di coppe sul fondo del mazzo, quindi a mio avviso questa potrebbe essere una vostra caratteristica. Però poiché l'imperatrice al contrario mi fa pensare che voi questa attenzione a questa persona al momento attuale non ce le state dando. Ecco perché poi dice ho bisogno delle tue attenzioni. Magari voi avevate un atteggiamento molto materno nei suoi confronti, oppure avevate un atteggiamento molto comprensivo, e davate molte attenzioni, vi prendevate cura di questa persona in qualche maniera. Però poi potrebbe essere successo qualcosa che è venuto alla luce, un segreto è venuto fuori. E quindi quello che è successo è che avete ritratto queste attenzioni e vi siete concentrati di più su di voi. Quindi manca una crescita nell'ambito della situazione con questa persona al momento attuale. Vediamo perché questa persona dice mi chiedo se tu sia felice senza di me, perché questa persona dice a quelli del gruppo numero 3 mi chiedo se tu sia felice senza di me, perché questa persona dice a quelli... Ok. C'è la carta del fante di denari e la carta dell'otto di denari. Al fondo del mazzo c'è la carta del 10 di denari. Allora, questa persona magari vi vede molto impegnati a fare le cose vostre, a lavorare, a concentrarvi su di voi, ad investire su qualcosa che vi fa avere maggiore stabilità. Magari voi siete impegnati su altro. E quindi questa persona si chiede se voi siete felici senza di lei, questo è quello che percepisco in questo caso qui. Perché è come se voi steste ponendo i vostri sforzi o stesse muovendo dei passi verso qualcosa che vi porti a sentirvi maggiormente stabili. Si può trattare del lavoro, si può trattare di altre cose, è come se la vostra attenzione fosse da altre parti. Quindi questa persona si chiede se voi siete meglio così oppure se c'è una sorta di mancanza che voi provate nei suoi confronti e questo vale anche se voi siete in una forma di comunicazione. È possibile che questa persona vi percepisca più concentrati su altre cose. Vediamo perché questa persona dice non pensare che se non ti parlo non ti voglia. Perché la persona che hanno pensato voi del gruppo numero 3 dice loro non pensare che se non ti parlo non ti voglia. Perché questa persona dice non pensare che se non ti parlo non ti voglia, quello è il gruppo numero 3. Perché questa persona dice non pensare che se non ti parlo non ti voglia, quello è il gruppo numero 3. Ok. Allora c'è la carta del fante di coppe, la carta del carro e la carta della regina di coppe. E poi c'è la carta della temperanza. Allora, innanzitutto potrebbe essere un segno d'acqua perché è molto forte la presenza dei segni d'acqua qui, quindi cancro, pesce oppure scorpione. E quello che vedo è che questa persona si vorrebbe fare avanti, vorrebbe offrirvi qualcosa, vorrebbe che questa coppa che praticamente ha in mano arrivasse a voi, ve la vuole letteralmente portare. Però con la carta della temperanza vedo che sta cercando di portare pazienza, quindi sta aspettando qualcosa questa persona. Se voi siete in comunicazione e c'è della freddezza al momento attuale, questa persona forse si deve riprendere per qualcosa che è successo. E questo vale anche se manca la comunicazione, se ci sono stati dei problemi tra di voi, se ci sono stati dei litigi, è possibile che questa persona abbia bisogno di riprendersi prima di farsi avanti. Vediamo perché questa persona dice dimmi che mi vuoi, ho bisogno di sentirlo. Perché questa persona dice dimmi che mi vuoi. C'è la carta del 5 di spade, poi c'è questa carta che è caduta praticamente in posizione orizzontale, ma è il re di bastoni, quindi la prendo così in questo caso. Fondo del mazzo c'è la carta della morte. Anche se, ok, il re di bastoni è caduto in posizione orizzontale, quindi voglio interpretarlo anche in quella maniera lì. Questa è una persona che sembra coraggiosa, sembra sicura di sé, ma in realtà non è così. E lo vedo anche con la carta che dice dimmi che mi vuoi, ho bisogno di sentirlo, perché hai bisogno di conferme? Vuol dire che sei insicuro, è chiaro, no? O insicura. E quella carta del 5 di spade sta ad indicare che questa persona potrebbe avere molti conflitti a livello mentale, oppure potrebbe indicare che c'è un inganno dietro, nel senso che non vi vuole far vedere di essere insicura, vuole far vedere invece di essere forte. Con la carta della morte è possibile che ci sia stata una chiusura nell'ambito del vostro rapporto, oppure che ci sia stata una profonda trasformazione, qualcosa che potrebbe avere provocato del dolore in alcuni casi.
E questa persona potrebbe sentire appunto il bisogno di ricevere delle conferme da parte vostra. Ha proprio bisogno di sentirlo. Adesso vediamo perché dice: lo so che ho sabotato la relazione. Perché questa persona dice a quella del gruppo numero 3: lo so che ho sabotato la relazione. Perché questa persona dice: lo so che ho sabotato la relazione a quella del gruppo numero 3. Allora c'è la carta del folle. E la carta dell'Arcavaliere di Coppe, fondo del mazzo c'è la carta del Re di Coppe. Quindi questa persona praticamente dice di essere consapevole di avere fatto qualcosa che ha provocato una chiusura oppure ha provocato dei problemi nell'ambito del rapporto, però vuole ricominciare da capo con la carta del Folle, con la carta del Cavaliere di Coppe e del Re di Coppe, cioè come se non fosse successo niente in pratica. Perché il folle mi parla di un nuovo inizio, di qualcosa che praticamente viene azzerato per ricominciare. Per cui penso che questa persona voglia fare il salto della fede e voglia farsi avanti e non se ne frega niente di quello che è successo prima. Quindi per alcuni di voi sento che potrebbe essere successo qualcosa di grave in alcuni casi. Questa persona potrebbe avere dei sensi di colpa o comunque si dispiace per quello che è successo e vuole avere una nuova possibilità, soltanto che si sente molto insicura perché nella maniera in cui voi agite non si capisce se voi vogliate o meno la stessa cosa, perché vi percepisce essere nel vostro potere. E percepisce che voi avete in qualche modo tolto le vostre attenzioni da lei oppure da lui, come se voi vi stesse concentrando su altre cose. Questo è quello che sento. Adesso vediamo di avere un oracolo per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3, la persona a cui hanno pensato. Quale messaggio in più possiamo avere per il gruppo numero 3 e la persona a cui hanno pensato? Sì, c'è la carta di paura, la carta di impulsività. E la carta di bellezza, quindi vi vede un'energia che attraente. Questa è la carta che corrisponde all'imperatrice, che però qui è al contrario, perché a mio avviso questa persona ha paura che non ci sia uno sviluppo, che non ci sia una crescita nell'ambito di questa situazione, perché voi state di più per i fatti vostri o comunque siete di più nel vostro potere. E questa persona ha paura di qualcosa, ha paura della vostra forza in alcuni casi, perché percepisco che voi siete più forti di questa persona. A livello interiore proprio. Come dire, voi avete forse più coraggio di questa persona o dite le cose esattamente come stanno, questa persona invece sembra avere delle difficoltà a parlare, perlomeno al momento attuale appare essere così e c'è la carta di impulsività. Quindi significa che vorrebbe fare qualcosa di impulsivo e questo mi ricorda anche la carta del folle, perché folle comunque è una persona che non è che ragiona molto prima di fare qualcosa. Inoltre, la carta di impulsività potrebbe anche indicare che questa persona potrebbe avere determinato dei problemi nell'ambito del rapporto a causa di una sua impulsività, nel senso che non ci ha ragionato molto sopra, l'ha fatto e basta e adesso si è pentita di qualcosa che ha fatto o comunque riconosce di aver fatto un errore e vedo che vuole ricominciare, vuole farsi avanti. La carta di impulsività corrisponde anche al cavaliere di bastoni, che comunque è qualcuno che è in movimento, è qualcuno che vuole muoversi. A mio avviso, tra voi e questa persona c'è molta passione o comunque c'è un rapporto che è fogoso. Soltanto che mentre questa regina di bastoni è caduta in posizione retta, il re di bastoni è caduto in posizione orizzontale. Quindi qualcosa mi dice che voi siete più coraggiosi di questa persona. O comunque questo è quello che sembra al momento attuale. Io vi ringrazio per aver visto il video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!